In questo video andiamo a vedere tutta l'offerta di automobili ibride, soprattutto ci concentriamo su quelle più economiche, quindi quelle diciamo più alla portata di tutti, perché di recente ci sono sempre più discorsi sul diesel e molte più persone possono essere portate ad acquistare un'automobile ibrida, soprattutto chi si muove in città e in certe città in particolare. Visto che il mercato si sta articolando sempre di più con tantissime offerte diverse, allora andiamo a parlare in ben più di un'occasione, poi dopo vi spiegherò che cosa intendo, per marchi e per tecnologie, non soltanto per modelli specifici. Ovviamente in questo video non elencheremo tutte le auto ibride in vendita in Italia per questioni di tempo ovviamente, ma vi ricordo che seguendo il link in alto a destra nello schermo potete ritrovarle tutte quante, soprattutto potete vedere il listino, tutte le loro caratteristiche e, cosa ancora più importante, farvi fare un preventivo gratuito, che è la cosa più fondamentale perché il listino è indicativo, ma sappiamo benissimo che poi in concessionaria le cose possono cambiare non poco. Suzuki SHVS, ossia Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Sotto questa sigla sono raccolti diversi modelli del produttore giapponese, in particolare mi riferisco ad Ignis, Baleno e a Swift. Swift e Ignis le abbiamo già provate sul nostro canale a fondo, vi ricordo che se volete scoprire di più su questi modelli non dovete fare altro che seguire il link in descrizione oppure ricercare la prova sul nostro canale. Innanzitutto parliamo proprio di prezzi. I prezzi variano da 16.900 euro per la Ignis, poco oltre per la Baleno e ancora un filo sopra, 17.690 euro per la Swift. Questi sono prezzi di partenza per le versioni due ruote motrici e per le versioni ibride ovviamente, quindi poi il listino può anche essere superiore in base alla scelta della trazione, che può essere anche integrale. Questi tre modelli sono i modelli che costano meno in assoluto se parliamo di ibride. Il motivo sta nel fatto che la tecnologia utilizzata è molto semplice e anche molto economica. Un motorino elettrico infatti riesce ad immagazzinare energia in frenata, quindi a recuperare l'energia cinetica trasformandola in energia elettrica che viene poi riutilizzata e viene rimessa nel sistema nel momento in cui andiamo a premere l'acceleratore in accelerazione. Quindi se volete acquistare un'automobile ibrida, quindi con la doppia alimentazione riconosciuta sul libretto che vi permette di avere dei vantaggi fiscali non indifferenti in determinate regioni, beh allora la Suzuki sicuramente offre le soluzioni più economiche. Toyota HSD, sotto la sigla HSD, ossia Hybrid Synergy Drive, sono racchiusi tutti i modelli del produttore giapponese. Anche in questo caso un produttore giapponese è leader nella produzione di automobili ibride e la Toyota soprattutto gioca assolutamente da top player. La tecnologia ibrida è stata sviluppata fin dalla fine degli anni 90 sulla prima Prius e poi portata piano piano su tutti i modelli fino al RAV4, che è il più grande della gamma ibrida del produttore giapponese. Ma quelle su cui mi voglio concentrare adesso sono la Toyota Auris Hybrid e la Auris Hybrid Touring Sport. Le due Auris, sia variante berlina due volumi che la sua versione station wagon, sono tra le più economiche della loro categoria se parliamo di automobili ibride. La Auris 5 porte parte da 24.500 euro, mentre la station wagon parte da 27.000 euro tondi. Il sistema HSD, quindi quello utilizzato sulle Auris e su tutta la gamma ibrida di Toyota, è un ibrido full hybrid, quindi vuol dire che anche se per pochissimi chilometri si può viaggiare soltanto in modalità elettrica. Il motore è abbastanza potente per muovere tutta l'automobile. Ma non è finita qua, perché sempre tra le automobili ibride e tra i grandi SUV in particolare, RAV4 Hybrid vince in assoluto con il listino più economico. Infatti parte da 35.000 euro nella sua variante ibrida ed è spaziosissimo all'interno, ha un motore 2005 di cilindrata, cioè la parte a benzina è un 2005 di cilindrata e poi ovviamente, come vi dicevo, può muoversi anche soltanto in elettrico, ma veramente per poca strada. La gamma ibrida di Toyota ovviamente è molto sviluppata, ci sono la CHR, c'è anche ovviamente la Yaris, che è uno dei modelli più venduti per quel che riguarda le ibride, però si tratta comunque di automobili particolarmente costose, quindi non l'ho citato in questo video proprio per questo, perché per quel che riguarda la loro categoria non riescono ad essere le automobili più economiche. La differenza fondamentale quindi del sistema ibrido di Toyota rispetto a quello della Suzuki è che quello di Toyota è più efficace, se vogliamo, è anche più costoso e ovviamente il listino è superiore, quindi da questo punto di vista Toyota è un po' più costosa rispetto a Suzuki. Kia Niro Hybrid, in questo caso non abbiamo grandi sigle perché il produttore coreano non ha ancora dato un nome ufficiale alla propria gamma elettrica, ma la Niro Hybrid è la crossover ibrida appunto più economica del listino, quindi parte da circa 25.000 euro nella sua versione base ed è effettivamente molto interessante. L'ho provata alla uscita, alla presentazione internazionale, e vi posso garantire che è molto valido anche perché è molto spazioso all'interno e, a differenza di altre automobili ibride come nel caso delle Toyota ad esempio, è dotato di un cambio automatico a doppia frizione, quindi un vero cambio automatico e non un cambio con ingranaggi epicicloidali, un nome difficile che magari un giorno affronteremo in un nostro video e che fa la differenza fondamentale
per quel che riguarda il sistema HSD di Toyota. Non è il momento infatti di addentrarsi troppo in questioni tecniche per il momento, vi ricordo che trovate il listino proprio su DriveKey e tutta la classifica delle automobili ibride in vendita in Italia. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando seguiteci sul nostro canale YouTube, non perdetevi le offerte sulle automobili ibride in vendita in Italia, mi raccomando alla prossima su DriveKey.